Buongiorno a tutti dalla redazione di Molise TV, cari amici telespettatori. Oggi è venerdì 27 gennaio, 27 gennaio, la giornata della memoria in cui si ricorda il dolore provocato dal regime fascista agli ebrei e a tutti coloro catalogati come diversi. Noi iniziamo il nostro appuntamento mattutino dedicato alla rassegna stampa, leggendo insieme le notizie del quotidiano online Tutto Molise. In risalto Isernia, il prefetto Guida convoca una riunione sul piano anticoverno per la gestione del fenomeno migratorio, favorire una distribuzione dei migranti più equilibrata, sostenibile e meno impattante sul territorio. Ogni comune dovrà fare la sua parte. E poi il calcio, Serie D, le molisane hanno giocato il recupero della 18ª di campionato, terza sconfitta consecutiva dei lupi che porta alle dimissioni di Novelli, per il rossoblu ipotesi retrocessione, uno pari invece tra Agnonese e Romagna Centro. Ed edilizia scolastica, scuole sicure, firmato il patto. Frattura, Nanni e Battista si impegnano per migliorare il futuro delle scuole a Campobasso. In arrivo 15 milioni per la messa in sicurezza di alcune strutture. Proseguiamo adesso il nostro appuntamento con le notizie del quotidiano del Molise. A centropagina anche in questo caso parliamo di scuole sicure. Leggiamo scuole nuove e sicure con 15 milioni e 600 mila euro. Ridefinito l'accordo di programma tra Regione e Comuni di Campobasso, previsti interventi anche per la viabilità. Nel taglio alto il coraggio di non dimenticare nella giornata della memoria. Il Molise si unisce alle celebrazioni, ebrei e cristiani accomunati dall'orrore. E poi la politica, Regione, maratona in consiglio per approvare il bilancio. Morrone, birra per gli spallatori, il sindaco smonta il caso, San Martino in pensilis, arrestato per spaccio e vecchi debiti con la legge. Isernia, colonia di scarafaggi trova ospitalità al Fermi, stop attività didattica, l'istituto resta chiuso per 2 giorni. Nel taglio basso invece ancora la cronaca, soldi falsi e cipolle finiscono nei guai padre e figlio a Campomarino e Serra Capriola. Ancora vigili del fuoco di Termoli, occhio di riguardo per i cittadini. Passiamo adesso allo sport, Serie D, Campobasso, Novelli saluta, ora e caccia il nuovo allenatore. Del grosso soddisfatto dell'Agnonese, un punto guadagnato. E poi una notizia che ci tocca particolarmente da vicino, per rendere visibili sul vostro televisore il canale 611 di Molise TV e il 15 di Teleradio San Pietro, basta risintonizzare le vostre TV. Ci sono stati dei problemi precedentemente e adesso è tutto confermato per una buona visibilità. Questo è il nostro annuncio. Proseguiamo adesso il nostro appuntamento con le notizie di Primo Piano Molise. In risalto bilancio regionale, partita la maratona Palazzo da Immo. L'appello dell'Ordine dei giornalisti all'Assemblea, le imprese editoriali stanno licenziando e rischiano il collasso. La legge di settore va cambiata per dare maggiori tutele ai lavoratori. Stamane il Consiglio torna in seduta per l'approvazione della manovra che ha creato malumori anche in maggioranza. E poi edilizia in ginocchio, lance tira le somme del 2016, un anno di occasioni perse. Uliano attacca gli appalti della viabilità, solo un palliativo. Nel taglio alto invece assunzioni in sanità, ecco le regole dell'ASREM per partecipare alle selezioni. E poi anche in questo caso la Shoah all'Archivio di Stato, una mostra per non dimenticare. Nel taglio laterale Boiano, fermata una banda di falsi finanzieri, arrestati 3 uomini e una donna. E poi sempre nel taglio laterale ad Isernia la cronaca, morta 6 giorni dopo essere stata investita, la procura sospende i funerali, oggi l'autopsia. Restiamo nel capoluogo Pentro, continuiamo ancora con la cronaca, sequestra l'amante, parla il sindaco di Noventa di Piave, non è un delinquente, ha bisogno di aiuto. Nel taglio centrale torniamo a parlare di scuole sicure, nuove scuole a Campobasso, firmato l'accordo da 15 milioni, fondi destinati a 3 poli. E poi nel taglio basso il Conad del pianeta Campobasso vuole mandare a casa 33 dipendenti. Invece, per quanto riguarda la filiera avicola molisana e quindi la Gammo, operai agitati,
Chi governa ha chiuso l'azienda e ora deve trovare una soluzione. Vediamo adesso insieme le notizie sportive. Feola rifiuta la panchina del Lupo a San Mauro Minadeo Piccirilli. A Liberty non ci aspettavamo il gesto di Novelli. La società rompe così il silenzio stampa. Dalla Serie D al campionato d'eccellenza, Termoli, l'appello di D'Angelo, dobbiamo essere più concreti. E ancora la giornata regionale dello sport, ospite d'onore Baresi, il metodo Milan per far crescere i giovani del Circolo Nebbia di Boiano. Vediamo adesso insieme le notizie di agenzia stampa Molise. In risalto Ferrovie dello Stato, la Regione rinuncia a verificare i disservizi 2009-2016. E poi controlli antidroga presso gli istituti scolastici e altri luoghi più frequentati dai più giovani nel capoluogo Pentro Campobasso, intervento del sindaco Battista sul giorno della memoria. Ancora a Isernia, Maria Benedetta Donati del Neurobed, nominata vicepresidente del comitato scientifico della Fondazione Umberto Veronesi. Dai quotidiani locali passiamo a quelli nazionali e vediamo insieme la prima pagina della Repubblica che titola in risalto con Europa il piano B del governo, no alla manovra se voto a giugno, vescovi all'attacco, la politica non fa il suo mestiere, sostituita dai giudici. Nel taglio laterale invece dazi e muri, Trump è già ai ferri corti col Messico e difende l'uso della tortura. Centropagina, proseguiamo con la storia di Copertina. Viaggio nella Turchia che cancella Shakespeare. Proseguiamo adesso con le notizie del Fatto Quotidiano. A centropagina il Porcellinum, tre deputati su quattro nominati dai capi e non eletti dopo la consulta e i disastri delle due leggi elettorali spopolate dalla Corte. Nel taglio alto la strage di Viareggio, colpa pure di Moretti, il verbale, la testimonianza del tecnico della sicurezza. E sempre nel taglio alto, Raggi subito a giudizio, patteggia tutto falso, balle spaziali, la stampa garantista, sindaca già colpevole. E calcio marcio, Juve Agnelli faceva entrare allo stadio ultra e petardi, capi d'accusa della FIGC, mentre note spese, l'UGL il conto alla sexy boutique della Polverini. Nel taglio basso continuiamo con terremoto, protezione civile, stop di Renzi al decreto, Gentiloni ignorato e giustizia, Davigo protesta, la priorità di ministro e CSM attaccare i PM. Continuiamo adesso il nostro appuntamento con le notizie di Libero. In risalto leggiamo Renzi è fuori come un balcone, Matteo trama per suicidare Gentiloni e votare a giugno, ha fretta di tornare al potere e sbaglia i conti, il PD non ha i consensi sufficienti per ottenere il premio di maggioranza. A centropagina invece il problema resta la gnocca, Silvio ancora indagato, nel taglio basso il PD vuole far sparire i nomi dei bidonisti Monte dei Paschi di Siena, pubblicare solo quelli in conflitto di interessi. E ancora De Magistris si fa il bello con la Shoah, però pugnala Israele. Prima premia i reduci dei lager nazisti, poi parla di genocidio ai danni della Palestina. Vediamo adesso insieme le notizie di Avvenire. In risalto altri muri di Trump, tasse e liste nere, l'elenco settimanale dei reati di stranieri negli Stati Uniti d'America. A centropagina formazione e bonus fiscali, 10 azioni per il lavoro, il manifesto della CISL, persona al centro. Proseguiamo con la giustizia, no a inchieste mediatiche, i giudici si processano, il monito del presidente della Cassazione, serve più riservo da parte dei PM. E adesso lo sport, vediamo insieme la prima pagina del Corriere dello Sport che titola con colpi scudetto. I bianconeri all'assalto del brasiliano, gli agenti arrivati in Italia, missione giallorossa per chiudere con Sassuolo e Bologna. Mercato pazzesco, la Juve a caccia di Luis Gustavo, Roma su Defrel e Donza. Nel taglio alto trappola Napoli tutto in 7 giorni, calendario shock dall'1 al 7 marzo.
scorso. Juve in Coppa Italia, Roma in campionato e ritorno in Champions col Real. Nel taglio laterale Gabbiadini corre verso la Premier, mentre Ocampos al Milan, ore decisive. Lopez firma, deve salvare il Palermo. Infine l'inchiesta, così l'Ascoli lotta contro il terremoto, viaggio nell'Italia che non si piega. E ancora sport, passiamo adesso alle notizie della Gazzetta dello Sport, a centropagina Valev Room, il divano può attendere, nessun rivale mi ha fatto smettere, non succederà ora, Vinales già vola, spero non sia meglio di Lorenzo. Nel taglio alto invece chi è la più bella, questo è l'interrogativo della Gazzetta dello Sport, Juve, Roma e Napoli, viste da noi, tre modi diversi per dire scudetto. E con questo è veramente tutto, grazie come sempre per aver scelto l'informazione di Molise TV, io vi lascio al meteo, vi do appuntamento alle prossime edizioni e vi auguro una buona giornata, arrivederci. Il meteo è offerto da... Signora, dico a lei... A consegna assegni Spendi e Risparmi di Molise TV. Corri a fare la spesa. Spendi e Risparmi conviene. Spendi e Risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e Risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere. Previsioni meteo per la giornata di venerdì 27 gennaio. La pressione si rafforza determinando schiarite sempre più ampie sulle nostre regioni di sud-est. Ne consegue una giornata con cielo poco o più parzialmente nuvoloso in Molise, in un contesto generalmente asciutto. Temperature in diminuzione per l'ingresso di correnti più fredde dai Balcani. Ventilazione debole a tratti moderata dai 40 settentrionali con mare Adriatico ancora mosso. Poco mosso invece lo Ionio. Campo basso, temperature la minima meno 3, la massima 3, Isernia la minima meno 3, la massima 5, Termoli la minima 6, la massima 9. Il meteo è stato offerto da... Signora, dico a lei, a consegna assegni Spendi e Risparmi di Molise TV. Corri a fare la spesa, Spendi e Risparmi conviene. Spendi e Risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e Risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere.